Amici, proviamo a fare un piccolo gioco. Chiudiamo tutti quanti gli occhi insieme e immaginiamoci di essere in una giornata fantastica col sole, appena smesso di nevicare, e decidiamo di andare a farci una gita. Farci una gita perché noi vogliamo sciare, vogliamo magari arrampicarci per un pezzo sulla montagna, per poi decidere di andare a fare un versante della montagna, appunto non battuto, e essere i primi a poterlo, come si dice, sverginare. Ripriamo gli occhi, mi raccomando. A questo punto qua io vi devo dire che cosa serve per poter fare questo tipo di, per provare questo tipo di emozione. Serve l'attrezzatura giusta, attrezzatura che non vuol dire fare alpinismo estremo, andare a fare sci alpinismo, ma avere un prodotto che ci consenta sia di andare in salita, sia di poter scendere, poter passare giornate in totale sicurezza e poter raccontare, magari anche fare dei filmati da postare su YouTube e condividerli con gli amici. Per tutto questo Eda ha studiato un pacchetto. Il pacchetto, come vi stavo dicendo, non è un pacchetto di sci d'alpinismo, si chiama Backcountry Freeride. Per noi l'importante è la prestazione, sì, soprattutto in discesa. La salita può essere anche non a livelli di competizione di sci alpinismo, ma la discesa deve essere assolutamente al pari di quello che è la prestazione di uno sci da freeride. Il pacchetto è composto da vari elementi. Il nuovissimo scarpone Venture. Partiamo dallo scarpone. Scarpone 130 di durezza, quindi stiamo parlando di uno scarpone estremamente performante, 100 mm di pianta, con scarpetta allacciata, sistema di sgancio ski walk, quindi praticamente quando vado a sciare sono in una posizione ski, quando vado invece a fare appunto la salita ho il gambetto libero anche posteriormente per favorire quella che è la camminata, suola Vibram intercambiabile con suole d'alpinismo e soprattutto il discorso della scarpetta termoformabile col Perfect Fit Technology. Il tutto viene abbinato al pacchetto sci più attacco con questi nuovissimi sci in Nebula. Sono una serie che si chiama Nebula Galactic Protostellar, sono sci che vanno dai 78 mm ai 94 mm in centro, sci completamente in legno, sci assolutamente al pari di quelli che sono i modelli che abbiamo visto prima da freeride, alleggeriti grazie a una fibra che utilizziamo all'interno che si chiama Airco Technologia all'interno di questo tipo di sci qua, quindi uno sci sì più leggero ma assolutamente performante al pari degli altri sci. E con una caratteristica molto particolare, quando vado in salita la neve che mi si ferma sopra lo sci mi crea un peso, mi crea un fastidio. Questi sci vengono realizzati con il guscio esterno fatto nel materiale della soletta. Io la neve che vado a mettere sullo sci mi scivola via completamente grazie a questo tipo di soluzione. Addirittura la superficie è sciolinabile. In condizioni particolari di neve molto pesante posso sciolinare, dare degli spray sopra lo sci in modo tale che la neve non mi vada a sostare durante la salita. Il tutto viene completato dalla nuovissima proposta di un attacco, l'attacco Ambition, un attacco molto leggero, più leggero della categoria, un attacco che arriva fino a 12 din di taratura, per cui un attacco che offre grande tenuta, una caratteristica di grande resistenza torsionale, quindi trasmissione dei movimenti estremamente performante, facilità di utilizzo grazie a soltanto con l'uso del bastoncino, io sono in grado di sganciare quello che è il mio attacco e poter posizionare sempre con quello che è il mio anche bastoncino, anche le posizioni di alza attacco nelle varie posizioni per poter andare ad adattare l'altezza del mio attacco alle varie fasi di salita. Il pacchetto è estremamente leggero, ma è soprattutto estremamente performante per ogni tipo di mia gita che vado a fare durante le giornate, durante la stagione. Soprattutto pensando a giornate dove trovo la neve più crostosa, più dura, quindi ho anche sci che sono estremamente performanti. Non dimentichiamoci del, chiamiamolo così, pericolo valanghe. La sicurezza è una cosa estremamente importante. Ed ha pensato anche a questa facendo uno zaino compatibile con quello che è il sistema ABS. Il sistema ABS non è altro che un guscio che si attacca alla schiena dove contiene delle grosse palloni gonfiabili che in caso di valanga uno tirando la maniglia sullo zaino gonfiano queste orecchie consentendo allo sciatore travolto di galleggiare e rimanere in superficie durante purtroppo l'evento funesto della valanga. Ma lo zaino di cui vi sto parlando è uno zaino assolutamente ricco di particolari, dai lacci per portare gli sci in salita a tantissimi altri tipi di tasche studiate apposta dove mettere dentro appunto la sonda, la pala,
tutte quelle che sono le sacche anche per poter bere durante la mia salita, quindi zaini estremamente tecnici, studiati per quelle che sono le attività a 360 gradi e tutto l'anno sulle nostre meravigliose piste, sulle nostre meravigliose montagne.